Da un lato dobbiamo affrontare il tema del personale, che è un tema che stiamo già affrontando insieme all'assessore Mancuso. C'è un tema poi anche di organizzazione del servizio. Aspettiamo quindi, si è insediato il nuovo amministratore, il mandato è di fare una valutazione tecnica della situazione, anche dei fabbisogni, subito operare con delle azioni di efficientamento, ovviamente insieme alla struttura tecnica della SIA. Con i lavoratori, è uno sforzo collettivo che deve essere ovviamente realizzato, abbiamo bisogno anche di tecnologia, quindi c'è l'occasione del PNRR con una scadenza breve delle domande di finanziamento, questo è un momento cruciale per non solo migliorare il servizio nel quotidiano, ma anche per poter impostare una SIA del futuro che sia in grado di garantire quei servizi guardando all'intero ciclo dei rifiuti che in una grande città come Napoli sono necessari. Serve una riorganizzazione oltre al dato numerico del personale. Sì, c'è un problema di riorganizzazione, c'è oltre che il dato numerico, che anche quello è importante, c'è tutto un tema di valutazione poi. Diciamo di un piano per la crescita della raccolta differenziata, che è un altro obiettivo che noi abbiamo. Abbiamo un tema molto importante sullo spazzamento, cioè quindi su organizzare meglio tutto il tema dell'igiene e il lavaggio delle strade, che però è anche quello collegato alla raccolta. Se non c'è una raccolta efficiente, è chiaro che il rifiuto si sparge per strada e poi alla fine diventa anche complicato lo spazzamento. È tutta una cosa integrata, quindi l'obiettivo è di fare un approccio molto tecnico al problema. I problemi si risolvono con la tecnica, quindi dobbiamo avere delle soluzioni tecniche efficienti e ovviamente con gli investimenti adatti. Adesso c'è anche la possibilità di fare investimenti, quindi questo è il momento giusto per operare.